Sono con Eleonora Pantò del Centro di Supercalcolo Piemonte, alla quale subito voglio chiedere un po' di storia del Centro di Supercalcolo, che è un'istituzione particolarmente importante nel mondo dell'ICT in Torino e in Piemonte. CSP, questa è la sigla che appunto eredita il termine supercalcolo, ma non facciamo supercalcolo credo dal 98. La scommessa era quella di offrire a imprese del territorio supercalcolo a costo contenuto, ma quel progetto lì poi è stato trasformato e abbiamo recuperato da quell'esperienza la competenza sulle reti, perché il CREI, che era CSP, è stato il primo ad essere messo su internet e collegato via IP, quindi avevamo questa grande, diciamo, skills sulla gestione delle reti e siamo stati appunto i primi a lavorare su questi temi a Torino e in Piemonte, costruendo tutta una serie di infrastrutture e modelli. Per esempio, ancora adesso abbiamo questa rete che si chiama HPVNet, che è fatta di punti che trasmettono via wireless in vari punti del Piemonte. Però non vorrei addentrarmi troppo in queste descrizioni perché sono argomenti tecnici che non padroneggio molto bene. Io mi sono sempre occupata qui in CSP soprattutto del campo più applicativo e meno tecnologico. Ho iniziato lavorando sulle scuole, col progetto di scuola, che appunto è stato un progetto molto, molto importante che ha messo in rete e abbiamo portato ICT nella scuola fin dagli anni 2000. Poi da lì ho lavorato nell'ambito delle comunità di conoscenza, dell'e-learning, fino ad oggi, in cui diciamo, mi occupo soprattutto di social media e di contenuti digitali. Quindi le linee guida importanti di CSP sono la sperimentazione, la formazione e anche la promozione dell'innovazione tecnologica nel territorio. Sì, infatti questo è, diciamo così, la sperimentazione e la ricerca applicata sono i due campi su cui prevalentemente noi operiamo. Siamo l'unico centro di ricerca in Piemonte partecipato direttamente dalla regione e lavoriamo principalmente su tre filoni come ricerca, quello delle reti wireless di nuova generazione, quello dei network media o comunque delle applicazioni mediali e quello degli embedded system, cioè sensoristica e connessioni appunto di questi sensori via rete anche legati al tema dell'energia rinnovabile e dell'energy harvesting. Su questi tre filoni noi facciamo dei progetti di ricerca che poi vengono, come dire, spesso portati sul territorio attraverso delle sperimentazioni che noi chiamiamo territori digitali, ma che si rifanno al modello europeo dei Living Labs, in cui varie tecnologie vengono sperimentate proprio a cielo aperto. Questo è stato il caso di quello che è successo, che abbiamo fatto nelle valli Orto e Soana, in cui qualche anno fa abbiamo iniziato una sperimentazione per portare la banda larga in territori montani dove non è conveniente per gli operatori, sfruttando delle infrastrutture già esistenti che erano della società AEM e quindi illuminando lì alcune zone e poi facendo però altre sperimentazioni. Per esempio abbiamo fatto la prima web TV di valle, nel senso che abbiamo anche fatto, come dire, formazione e affiancamento alle persone del loro territorio per andare in giro con una telecamera, riprendere, anche gestire un blog. E questa cosa ci ha dato grandi soddisfazioni anche perché una volta terminato il progetto non è stato smantellato quello che è stato fatto, ma è stato dato in gestione a un'impresa che ancora adesso mantiene l'infrastruttura. Questo nelle Valli Orco e Soana. Valle Orto e Soana, sì. Questo progetto si è limitato a questo territorio oppure. Lo stiamo replicando in altri territori come modello, nel senso che abbiamo un altro laboratorio in Varallo-Sesia, dove abbiamo applicato ovviamente delle altre tecnologie, per esempio sulla mobilità, sulla promozione turistica attraverso applicazioni su mobile. Abbiamo replicato anche in un altro territorio, in Roero, stiamo per partire con un progetto simile. Poi ci sono altre sperimentazioni, per esempio fatte con l'orto botanico, in cui anche lì sono stati messi dei sensori
che permettono appunto ai ricercatori di non doversi recare sempre nel, diciamo così, nella serra, ma hanno, diciamo, in tempo reale la situazione di alcuni parametri che abbiamo ad esempio applicato anche per esempio nelle vigne, che permettono di monitorare la salute e alcuni parametri e risparmiare quindi antifittogrammici, avere una qualità di vino migliore e ridurre appunto l'inquinamento e altre cose. Ma avete usato anche dei drone? Sì, infatti nel laboratorio sull'orto botanico viene usato anche il drone per monitorare, diciamo, dall'alto. Ci spieghi un attimo cos'è un drone? Un drone è appunto un velivolo che non ha, infatti in inglese si chiamano UAV, che vuol dire Unmanned Aero Vehicles, cioè veicoli che non hanno un pilota a bordo, ma che vengono pilotati da, diciamo, da terra. Ci sono dei modelli molto, come dire, giocattolo, e ci sono dei modelli che sono a metà strada fra questi e quelli che usano purtroppo a fini bellici in altri territori. Ovviamente noi lo usiamo soprattutto per fare il monitoraggio del territorio. A questo proposito, per esempio, si potrebbero fare cose con la protezione civile. Noi abbiamo fatto una piccola sperimentazione con una scuola di Novara, che tra l'altro ha la sperimentazione anche aeronautica, in cui abbiamo fatto da tutor agli studenti per insegnargli a definire dei piani di volo, perché tu puoi per esempio programmare questi apparecchi per decollare, fare un certo percorso e atterrare. Purtroppo ovviamente sono macchine che hanno dei limiti in termini di capacità di peso che possono trasportare, per cui possono portare delle piccole macchine fotografiche o piccole telecamere, e anche come autonomia hanno dei tempi molto brevi. Però per esempio un'applicazione interessante potrebbe essere quella del restauro: anziché montare un'impalcatura per fare una foto e vedere a che punto è, si possono con questi strumenti fare le stesse cose a costi molto minori e con meno tempo. Quindi tutto questo racconto in qualche modo ci fa capire che uno dei vostri obiettivi istituzionali è quello di essere molto legati al territorio, ed essendo anche molto legati al territorio, quello di innovare ad esempio il discorso della sostenibilità, della naturalità, del green. Mi raccontavi di una cosa curiosa, che era quello dello zainetto green. Sì, infatti facciamo alcune cose che sono applicate a questo. Per esempio, quello che citavi tu dello zainetto è un sistema che rientra nel filone di ricerca cosiddetto del cittadino sensore, in cui viene dato ai cittadini la possibilità di avere con sé dei sensori che misurano il rumore, l'inquinamento, e che attraverso un ponte Bluetooth trasmettono questi dati al cellulare, e poi quando la persona è, diciamo, in una situazione comoda, scarica questi dati. Su questa cosa siamo parte di un progetto europeo che si chiama Everywhere, con la Fondazione ISI e l'Università della Sapienza, e appunto abbiamo già presentato questo zainetto in occasione di alcune manifestazioni a Torino e lo faremo nuovo. Un altro esempio è quello che abbiamo fatto per esempio con la società di Luca Mercalli, portando una diciamo, webcam e alcuni sensori ad altezze, non vorrei dire, mi pare fosse a 2800 metri, che abbiamo inaugurato proprio questa primavera. Lì c'è una centralina autoalimentata, per cui si alimenta con i pannelli solari, trasmette i dati in tempo reale su appunto lo stato del ghiacciaio, proprio per monitorare questo discorso della riduzione del ghiacciaio.